Buongiorno amici pescatori e bentornati a un nuovo tutorial di My Carp Fishing Channel. In questa occasione vi parlerò del nodo Main. Andremo a vedere la sua costruzione, avvalendoci di Big Fish Lancaster come shock leader nella misura dello 0,50 e di Black Metal, sempre Big Fish, nella misura dello 0,30. Andiamo a vedere quindi la costruzione di questo nodo. Allora, per prima cosa faremo un nodo sullo shock leader in questo modo, all'interno del quale faremo passare l'estremità della lenza. Faremo passare dall'esterno verso l'interno. Molto importante questo, dall'esterno verso l'interno, quindi verso di voi. Fatto ciò, cominceremo a fare 9 giri sullo shock leader. Tenendo sempre una mano sul nodino per evitare che si chiuda. Ecco, fatto ciò, torneremo indietro per altri 4 giri. Adesso faremo passare l'estremità del filo sempre dall'esterno verso l'interno, all'interno del nodino, in questo modo. Ok, chiaro? Adesso non ci resta altro da fare che serrare il nodino dello shock leader. Adesso, tirando l'estremità della lenza, della matrilenza, faremo scorrere le spire sullo shock leader, facendo attenzione che non si sovrappongano. Prima di serrare definitivamente il tutto, taglieremo il nodino con un po' di saliva. Stringeremo il nodo e il gioco è fatto. Fatto. Adesso non resta nient'altro da fare che tagliare il filo in eccedenza. In questo modo, appoggiando le forbicine al nodo, quindi tagliandolo quanto più possibile vicino al nodo. E il nostro nodo è pronto. Bene, vi è piaciuto questo tutorial? Allora mettete un like al video. Magari iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima occasione. Ciao a tutti!